Gli agricoltori irpini tornano a manifestare in città domani mattina con partenza alle 10 da Piazza Kennedy. I trattori si rimetteranno in moto per un corteo pacifico che attraverserà una parte della città per poi tornare a Piazza Macello. Da domenica scorsa la protesta degli agricoltori e degli imprenditori agricoli sta interessando anche l'Irpinia, con manifestazioni in Piazza Kennedy a Collina Liguorini, sotto la sede della Regione Campania. Una protesta senza simboli di partito di categoria, solo bandiere italiane, con il tricolore poggiato anche su una bara a testimonianza della morte dell'agricoltura. Si protesta contro le politiche europee, taglia i benefit su gasolio e il ripristino dell'aliquota IRPEF alla soglia più alta. Siamo allo stremo, dicono gli agricoltori, per colpa di politiche che non tutelano il lavoro e la filiera agricola nazionale. La protesta in tutta Italia e non solo è destinata ad andare avanti almeno fino alla prossima settimana, quando in assenza di incontri si immagina di portare i trattori a Roma con l'idea di invadere anche l'autostrada. Per gli agricoltori le politiche europee sono tutte a loro svantaggio, la PAC garantisce una miseria e intanto le aziende vanno in rovina. Vogliono importare farina di grillo e carni sintetiche, contesta gli agricoltori. Di questo passo diventeremo anche noi animali da laboratorio. Dal caro gasolio ai costi dei concimi, dall'IRPEF sui terreni all'aumento delle tasse, solo il nostro lavoro non vale niente. È l'accusa verso una politica che dicono ci ha fatto morire e ora deve farci rialzare, consentendoci di lavorare. Perché, è l'avvertimento dei manifestanti, siamo stanchi di prendere colpi ai fianchi.